Avvocato Pasquale Cardillo Cupo, alle sue spalle c'è un'autentica bomba ecologica che è qui da mesi, da settimane. Lei si è attivato, ha utilizzato i social media per denunciare l'esistenza di questa discarica, non di rifiuti, ma qualcosa di più grave, ed Eternit. Sono lastre di Eternit che sono state praticamente abbandonate all'interno di sacchetti neri, probabilmente quelli un tempo utilizzati da alcuni uniformi per quanto riguarda la raccolta di rifiuti solidi urbani. Poi c'è stato l'intervento della polizia locale e l'unico palliativo è che l'area, forse questa è la beffa, è stata praticamente delimitata con il nastro, con il tradizionale nastro bianco-rosso. Cosa intende dire, soprattutto per chiedere l'intervento di chi è preposto per rimuovere questa situazione pericolosissima per la salute pubblica? No, e questo è un paradosso, perché come abbiamo denunciato insieme peraltro ad altri abitanti qui della zona di Ponzanello Mammurrano, che sono giustamente preoccupati per le loro famiglie, per i bambini, perché questo è, detto bene lei, lastre di Eternit con amianto, che è il materiale più cancerogeno al mondo, peraltro disciolto in gran parte, si vede frantumato, quindi con una volatilità nell'aria enorme, e da oltre due mesi i cittadini di quest'area sono esposti a questo grave pericolo, e pur avendo denunciato la cosa al settore ambiente, all'amministrazione, alla polizia locale, ad alcuni membri che attualmente governano la città, ci troviamo ancora qui con un paradosso, che tutto ciò ha portato all'apposizione di questo nastro, come se questo nastro riuscisse a privare dell'effetto cancerogeno l'amianto. Insomma, questo è un rischio ecologico gravissimo, lo abbiamo comunicato, lo abbiamo rappresentato sui social, oggi grazie al suo interessamento lo rappresentiamo alla stampa. Questo deve essere rimosso immediatamente, perché è un pericolo enorme. Se continuerà questo stato di disinteresse e di menefreghismo per un problema così grave, saremo costretti a rivolgerci al gruppo specializzato dei carabinieri, al NOE, affinché intervengano, perché è un danno e un rischio per la salute pubblica enorme. Il paradosso è che ci è arrivato addirittura qualcuno a dire: vabbè, il problema qual è? Chi se lo trova davanti casa se lo rimuova? Insomma, fino a ieri le periferie dovevano essere il fiore all'occhiello di questa città, e oggi ci troviamo in uno stato di totale disinteresse. Questo non è giusto e qui il problema è serio. Se qualcuno ha delimitato l'area con questo nastro, qualcuno è intervenuto, quindi ci sono i presupposti anche di una sorta di omissione a tuo ufficio. Io non voglio arrivare a pensare a tanto, a ipotizzare tanto, però sono due mesi e oltre che sono state informate tutte le autorità di questo problema. Questa è una cosa che si risolve in cinque giorni se c'è la volontà e la capacità di farlo. Allora voglio dire, oggi ci troviamo in una situazione dove non possiamo continuare a tollerare questo, a fare finta di nulla. Se perseguirà questo stato di cose, se continuerà così, ci troveremo costretti a chiamare i carabinieri affinché almeno loro possano intervenire per rimuoverli o incaricare d'imperio una ditta specializzata, perché così non si può continuare. A 200 metri di linea d'aria da qui c'è il centro commerciale più importante forse della provincia, c'è Itaca, ma questa è una zona, lei l'ha detto poc'anzi, molto antropizzata. Sì, questa è una zona dove ci sono tantissime famiglie, tantissimi bambini che giocano, molti non sono neanche a conoscenza. L'altro giorno mentre tornavo c'erano i bambini che giocavano a pallone qui dietro, cioè non si rendono neanche conto, perché poi non c'è neanche, c'è un nastro rosso, ma uno non si rende neanche conto della pericolosità di ciò che è contenuto all'interno di quei bustoni. E allora voglio dire, davanti a tutto questo dobbiamo oggettivamente mettere da parte ogni simpatia, antipatia, volontà di chi l'ha fatto, chi l'ha segnalato, chi l'ha detto. La prima cosa è rimuovere, poi dopo, se riuscissimo magari anche ad accertare l'incivile e la persona senza scrupoli che ha fatto questo, allora magari sarebbe, come si dice, la ciliegina sulla torta. Però intanto rimuoviamo, perché è un fatto grave. Non lo voglio, diciamo, portare sulla polemica politica, ma mi sembra che in questa città ci sono due forme ancora. Beh, questo è evidente, purtroppo basti percorrere questa strada per rendersi conto che se passi col motorino rischi anche che rovi di spine ti vengano addosso, insomma, buche, strade dissestrate, Ponzanello, Mammurrano, Penitro, la periferia in genere sono in uno stato di completo degrado. Mi auguro che questo possa presto venire meno e si possa davvero ragionare in termini di città unica, unita.
Due mesi fa la sua avversaria, che poi è diventata sindaco Paola Villa, aveva parlato di una gestione delle piccole cose. Ecco, no, volendo essere propositivi, non si può partire da questa piccola discarica di Eternit per appunto applicare questa filosofia? Ma sì, voglio dire, l'auspicio è proprio questo, la segnalazione è finalizzata a questa. Oggi è arrivato il suo interessamento, ma prima abbiamo chiamato i vigili, abbiamo informato altre persone dell'amministrazione, quadri dei membri di governo che oggi amministrano la città. Voglio dire, uno ce la mette tutta, la volontà di segnalare le cose c'è, però poi quando passano i mesi e ci troviamo così, e quando il fatto è così grave, non possiamo continuare a fare finta di nulla, perché ecco, questa è una piccola cosa, peraltro è una piccola cosa grave. Quindi mi auguro che si possa nel giro di pochi giorni rasserenare un po' tutto il comprensorio delle persone che abitano qui, perché sono davvero preoccupati. Io neanche sapevo cosa fosse, e sono stati poi dei vicini, dei residenti che mi hanno chiamato e mi hanno interessato di questa cosa, rappresentandomi che si erano già rivolte alle autorità, mi hanno mostrato la documentazione. Insomma, oggettivamente è una cosa molto, molto grave. Se non me l'avessero detto loro, neanche avrei saputo che si trattasse di... Noi in questo momento siamo praticamente al centro di una carreggiata di proprietà sicuramente comunale, una strada molto trafficata perché collega la parte orientale della città, la zona di Santa Croce, alle frazioni collinari di Castellonorato di Trivio. Lei lo sta chiedendo anche da tempo, diciamo così. Formia è una realtà molto complicata per quanto riguarda la viabilità e probabilmente anche la sistemazione di queste strade che un tempo erano rurali, ma che ora sono diventate strade per certi versi molto trafficate. Sono state trafficate perché sono quelle uniche valvole di sfogo che permettono quantomeno alle persone residenti, ai locali, di cercare di bypassare il traffico, gli ingorghi, dove ancora quest'anno abbiamo sofferto in maniera terribile. Mi auguro che si possa presto ripristinare quel ponte che noi avevamo nel programma elettorale a via Pietra Erta, che rimetterebbe, diciamo, l'ex Sparanese in moto, laddove ci consentirebbe di arrivare da Santa Croce praticamente quasi al centro di Formia. Mi auguro che l'amministrazione possa fare proprio questo, che era un nostro primissimo punto nel programma elettorale, e mi auguro che possano anche condividere l'idea di farla come una ZTL per i residenti, in maniera tale da permetterci quantomeno di poter vivere la nostra città in maniera più rapida e più efficiente a noi che, insomma, ci viviamo tutti l'anno. Sta utilizzando un tono bonario, propositivo, è cambiata un po' anche la sua gestione di fare opposizione, per poco dopo. No, io voglio sempre essere propositivo finché vedo che dall'altra parte c'è la volontà di raccogliere le proposte, le iniziative. Se poi dall'altra parte, purtroppo fino ad oggi ho visto totale disinteresse e menefreghismo, voglio continuare a pensare che non sia così. È chiaro che se continuerà questo lassismo in città, che oggi è in uno stato, abbiamo segnalato, di degrado oggettivo, passando al Parco dei Curtis, dei giorni scorsi c'era una situazione allucinante. Ma voglio augurare che tutto questo, ecco, siano al lavoro per risistemarlo.